Buondì, buonasera e buonanotte, è il vostro buon coach che vi parla e oggi andremo a vedere qualche tematica avanzata per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Allora, iniziamo a costruire una bella ferrovia tra queste due città, Corteforte e Como. Mettiamo un binario, cerchiamo di coprire un po' della città. Allora, c'è uno sgamo della nonna. E se facciamo una stazione abbastanza lunga, possiamo già coprire un po' di più della città, ma qua. Qui, questa è la posizione migliore. Scusatemi, premiamo X e cancelliamo questa strada che ci fa un po' con lo strumento bomba che ci dà un pelo fastidio, e anche a questa città, così già questa città ci odierà. Ok, qua c'è una stazione, c'è una bella stazione ferroviaria in quel di Como, e facciamo il nostro treno come abbiamo fatto nella volta precedente, ovvero un bel binario singolo, facciamo giusto per sfizio una cosa, cioè cerchiamo di evitare un bel passaggio a livello che ostacola i nostri mezzi automobilistici futuri. C'è un po' di diagonale. Ok, allora rimuoviamo questo pezzo qua e facciamo un deposito ferroviario. Nuovi veicoli, abbiamo 63.000, quindi non abbiamo granché. Disponibilità ferroviaria, disponibilità, facciamo questo e qualche mezzo, diamo gli ordini di andare di qua e di qua e via, e abbiamo il nostro bel trenino. Ok, abbiamo la nostra bella linea ferroviaria. La faccenda è che se d'improvviso gli abitanti di Corteforte e di Como ci adorano e vogliono più smattano per avere un nuovo treno che vada loro, facendo queste configurazioni di treni non va troppo bene, perché non abbiamo possibilità. Tanto facciamo anche una bella cosa, un bel servizio di pullman, così d'improvviso ci vorranno un po' più bene sia quelli di Como che di Cortefredda. L'autorità del Corteforte non l'autorizza perché gli abbiamo abbattuto un po' troppe cose. Va bene, come al solito c'è lo sgamo della nonna. Se noi piantiamo degli alberi vicino a una città, la loro opinione nei nostri confronti migliorerà magicamente. Andiamo a cliccare su Corteforte, autorità locale, molto scarso. Non è migliorata tantissimo, ma se piantiamo altri alberi è diventata scarso. Questo vuol dire che possiamo almeno piazzare una fermata di pullman. Adesso facciamo velocemente un pullman che va da qua a qua. No, non abbiamo fatto. Ok. Questo in realtà non serve tanto per il nostro tutorial, ma servirà per avere un po' più di passeggeri nelle nostre stazioni, perché aumentando l'opinione che avranno nei nostri confronti migliorerà anche la quantità di passeggeri che viaggia. Ok, supponiamo che volessimo mettere un altro treno. Dobbiamo fare un bel clona treno, se abbiamo i soldi. Il problema è che questo nuovo treno non può viaggiare, perché questa linea qua può essere occupata da un solo treno. Come fare allora a
ad avere più treni a disposizione di questa linea. Allora, il modo più facile in assoluto è creare una di quelle che io chiamo aree di scambio. Tra l'altro lo facciamo qua con un bel ponte di mezzo. Ok, abbiamo creato una deviazione dalla linea standard e ora andiamo a vedere i segnali ferroviari, che è una delle tematiche un po' più complicate di OpenTTD. Allora, i segnali sono dei semafori. Allora, da sopra a sotto cambia solo l'estetica, se vogliamo quelli un po' più vintage o i semafori un po' più moderni. Tra poco spiegheremo che cosa vuol dire questo 4. Questo è stato recentemente semplificata, questa versione dei segnali. Abbiamo quello normale e quello a senso unico. Ora, se io metto... Allora, posso piazzare un semaforo qui. Se io clicco un'altra volta, giro la direzione. Qua punta per i treni che arrivano da... In questo modo... Se io clicco ancora il semaforo, si gira dall'altra parte. E quindi servirà per quelli che arrivano dall'altra direzione. Allora, adesso piazziamo un semaforo. Ho sbagliato. Non è proprio quello. Allora, rimuoviamo un pezzo di ferrovia usando lo strumento bulldozer. Perché in realtà quello che mi serve è mettere qua una ferrovia. Ecco qua. E così, questo lo rimuoviamo e mettiamo i semafori uno così e uno così e uno così. Allora, cosa ho fatto? Praticamente un semaforo divide la ferrovia in blocchi. Questo che vediamo di qua, questo che va dalla ferrovia fino al semaforo è un blocco. Questo che va da questa stazione fino al primo semaforo è un altro blocco. E poi qua ci sono un blocco e due blocchi, in pratica. Quindi che cosa succede? Se io qua faccio partire dal deposito il nostro bel trenino, lui occuperà, ogni treno può occupare un blocco solo, quindi lui adesso sta occupando questo blocco, questo treno si ferma e aspetta l'altro treno che arriva in stazione. Con questo abbiamo creato un'area di scambio base tra un treno e l'altro. È interessante, però non, come vedete non è molto efficiente, perché questo deve fermarsi, aspettare gli anni, in modo tale che questo treno adesso va in questo blocco e questo può occupare e andare in quest'altra stazione. Come vedete non è molto efficiente. Come si fa a rendere la cosa un po' più efficiente? Si può fare un anello. Quindi, allora, per ora lasciamo l'area di scambio. Questo che sto facendo è un gomito orribile, ma ci servirà per capire un po' com'è che funziona la situazione. Un pochino più avanti. Qui così. Qua abbiamo qualche piccolo problema. Livelliamo un attimo il terreno, perché qua non riusciremo a fare il gomito, se no. Non è una linea bellissima a vedersi, ma almeno potrebbe funzionare. Allora, abbiamo creato un anello tra questa stazione e quest'altra stazione, in modo tale che i treni non devono fare fermo mi rigiro, ma possono proseguire. Come funziona la cosa? Adesso, se io prendo i segnali, premo CTRL e tiro una linea così, vedete il 4 che c'è qua? Vuol dire che lui adesso prenderà i segnali e me ne metterà uno, ogni 1, 2, 3, 4 spazi, segnale. 1, 2, 3, il quarto spazio c'è un segnale. E così via. E lo facciamo anche di qua. Quindi cosa vuol dire? Abbiamo suddiviso una linea in diversi blocchi. Tu adesso ti giri. E distruggiamo questa parte qua.
Togliamo qua. Togliamo anche questi. E questo. Praticamente lo strumento per creare i semafori funzionerà fin tanto che non c'è una deviazione. Quindi possiamo creare o un ponte in questo caso. Ok, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso l'anello in vari blocchi. Ogni treno può occupare un blocco solo, quindi abbiamo un blocco, due blocchi, tre blocchi, quattro blocchi, insomma abbiamo una serie di blocchi e i treni che in fila indiana li occupano. Adesso questo si è un attimo incartato, perché deve andare fino a Corteforte ancora, perché abbiamo fatto un giro a senso unico praticamente. E così abbiamo fatto un metodo un po' più efficiente per mettere più treni su un'unica tratta. Potremmo, adesso abbiamo un sacco di soldi, quindi potremmo anche clonare il treno e fare via. E abbiamo tre treni. Dice che questo è fermato perché quello davanti... Il treno deve passare tutto il blocco prima di liberarsi. E questo è già una cosa che va benissimo, cioè se abbiamo delle linee molto semplici come queste tra queste due città, questo sistema va più che bene. Non abbiamo molti treni, i treni sono corti, si può andare avanti e indietro e questa linea è dedicata solo ed esclusivamente a questi tre trenini. E va anche bene così. Quindi abbiamo visto i passaggi di lato, abbiamo visto il loop. Come vedete questa situazione per esempio qua non è granché efficiente, perché ora questo treno è carico, atteso di andare in stazione e questa stazione è occupata. Allora, facciamo una nuova linea. Facciamo una nuova linea ferroviaria. Qua abbiamo un altro esempio di un anello. Con tanti piccoli trenini che viaggiano, trenini da due, semafori e i blocchi, intanto sono questi che viaggiano verso Mezzo Brevi del Panaro e verso Grosseto. Ok, allora, possiamo fare di più? Certo che sì, qua vedete un'altra area di scambio come l'avevamo visto prima, cioè un'area di pausa tra un treno e l'altro. Sto andando a cercare un posto dove fare una stazione, un ingresso a doppio binario. Allora facciamo così, da Valguzza a Vermiglio Altaro. Qui facciamo la nostra prima linea ferroviaria a doppio binario. Come funziona il doppio binario? È molto semplice. Come con le corsie del... possiamo farlo qua, guarda, queste due città sono abbastanza grosse. Come con le corsie delle automobili. Quindi avremo due binari così che corrono in parallelo. Avremo i nostri segnali. A senso unico. Uno così. E l'altro nell'altra direzione. Semplice, facile, efficace. Adesso facciamo una bella stazione a Rocca Torrione e una a Passo Bianco. Colleghiamole. Dovremo però fare delle piccole modifiche a quanto fatto finora, perché questo va bene, però c'è ancora qualche cosina che dobbiamo dire. Così va anche più che bene, c'è un treno su questa linea, un treno sull'altra linea e via. Però abbiamo fatto con i sensi unici per una ragione. No, questo non lo voglio così. Adesso, prima dell'ingresso del treno, in stazione, facciamo uno scambio a croce così, in modo tale che se arriva un treno,
La stazione è a due binari e il treno occuperà il primo binario vuoto disponibile. Mettiamo un segnale a due direzioni di qua, in uscita, un segnale a due direzioni di qua, e poi continuiamo a fare. Allora, c'è la linea che va di qua, fino a qui, e la linea che va dall'altro senso. Ok, siamo arrivati fino in fondo? No. Perfetto, ora abbiamo fatto una bella linea a due binari con una piazzola e un'altra piazzola di carico libere e idem di qua. Allora, dobbiamo mettere il deposito. Allora, abbiamo suddiviso in blocchi. Questo dello scambio è un unico blocco. È un blocco molto delicato perché se c'è qualche cosa che occupa qua, i treni non possono più arrivare in stazione. Quindi ci conviene, piuttosto che mettere... Allora, il deposito qua funziona da jolly se c'è qualche problema. Però se c'è un treno che entra nell'area di scambio è un problema. Potremmo metterli invece qui, in una direzione e nell'altra. Ora, per semplificarci la vita, andiamo a prendere questo trenino che ha solo passeggeri, è già fatto per i passeggeri e non costa neanche tanto, costa 25.000. Compriamo, andiamo da qua a qua. E adesso lo cloniamo un po' di volte. Tra poco ci arriveranno abbastanza soldi per farne un altro. Chiediamo in prestito. Li facciamo partire tutti. E via, abbiamo la nostra linea a doppio binario. Adesso vediamo che un treno arriva in stazione e occuperà questo binario. L'altro treno dietro arriva in stazione e occuperà il secondo binario. Questo treno sta per arrivare e si fermerà qui, in attesa che questo si liberi almeno una banchina. Adesso questo treno va qua. Questa è una stazione fin troppo grande per Passo Bianco, però per scopi didattici, tanto possiamo rendere anche vabbè, fa niente. Questa è una stazione un po' più grande, è una città un po' più grande, Rocca Torrione. E come vedete questa linea è molto efficiente. E in questo modo qua i treni si possono scaricare tranquillamente da un binario con l'altro. Se vogliamo aggiungere un nuovo binario, facciamo una nuova stazione a un binario singolo, per esempio lo mettiamo qua, che aumenta di dismisura la nostra area. Prolunghiamo qua. Facciamo in modo tale che i treni possano entrare se arrivano di qua e uscire di qua. Vedete che già lo utilizzano. E mettiamo un semaforino qua. E pam, abbiamo fatto già una stazione a tre binari, una stazione a tre banchine e la nostra linea in uscita e in ingresso. Queste sono la base per avere una linea abbastanza efficiente di trasporto ferroviario. Per ora è dedicata a queste due cose qua. Potremmo fare una rete di ferrovie in questa maniera. Quindi se dovessi portare delle merci, invece che utilizzare una nuova linea, potremmo utilizzare questa stazione dedicata. Se no, possiamo anche fare una cosa di questo tipo. Caro mio vecchio, passo nel mincio. Farò una stazione qua, che arriva qua. E ora vedremo un attimo come fare a gestire i treni che arrivano in questa stazione. Sempre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passo doble nel mincio. Ok. Sempre i semafori come ci siamo detti. I semafori della sezione li vedremo più tardi. Cercate di limitare le curve a gomito come abbiamo visto prima, che rallentano i treni in maniera abbastanza visibile.
blocchiamo il ponte. Occhio che il ponte non permette la costruzione di case e rallenta i treni. Per ora i treni non avranno una gran velocità e quindi ce ne freghiamo, tra virgolette. Allora, facciamo un bello scambio tra una linea e l'altra. Allora, demoliamo qua. Ecco qua. No, abbiamo sbagliato. Allora, come possiamo fare a fare in modo tale che i treni della linea, i treni partano da Passo nel Mince e vadano qua e anche qua, utilizzando questa rete qua, no? Quella di prima. Allora, cercate di lasciare un po' di spazio in modo tale che si fermi almeno un treno qua in mezzo. Allora, facciamo che si fermano qua. Togli qua, togli qua. Così. Allora, cosa possiamo fare? Intanto rimuoviamo questo segnale. E ne mettiamo uno. No, va bene così. E questo lo mettiamo un po' più indietro. Cosa vogliamo fare? Allora, vogliamo che questi segnali vanno in questa direzione qua, da qua in avanti. Se lo rimuoviamo. Quindi se fanno così, io se metto un segnale ferroviario qui, i segnali dovrebbero andare in questa direzione qua. E quindi questo è fatto. Quindi da questa è in linea in uscita, perfetto. E qua sono arrivati più o meno tutti. Allora, se volessi che i treni da questa linea vadano qua dentro, devo collegarmi a questa linea qua e quindi fare così. Adesso è passato un treno nel mezzo, ma va bene. Ok, se io volessi che i treni da qui vadano qui, questa è la linea in ingresso, quindi devo fare così e così. Voi immaginatevi che non ci siano gli altri binari, cancellateli nel caso e lo fate a mano. Ed ecco fatto, adesso possiamo fare dei nuovi treni. 1, 2, 3. Abbiamo fatti due. Questo trenino va a Passo nel Mincio. Tra l'altro abbiamo saltato anche Rocca Torrione, che potremmo fare. Cloniamo un altro treno. Facciamo tre treni che vanno in quella fermata lì. Via! E praticamente abbiamo esteso la nostra rete. Riciclando dei pezzi della vecchia ferrovia. Quindi abbiamo visto il doppio binario, che ripeto, si fa in maniera abbastanza semplice. Prendete la ferrovia, fate un bel pezzo di ferrovia. Un pezzo di ferrovia di fianco. Prendete i semafori. Prendete il senso unico. Premete CTRL e tirate da una parte, fate da in un senso e dall'altra parte nell'altro, e così abbiamo fatto il doppio binario per fare la stazione base è questa. Doppio binario, uscite con un binario solo, anzi fate anche così, uscite con tre binari, con tre. Nel primo binario prendete il semaforo, il primo che trovate, e lo mettete girato verso la stazione. Qua fate in modo tale che chi arriva si possa mettere nella stazione che vuole e quelli che escono si possano mettere nel binario che vogliono. Ed è fatta. Quello che dovete decidere a un certo momento è mettere il segnale senso unico e dire di qua si esce, di qua si entra.
ed ecco fatto la vostra linea base base a doppio binario. Vi piace questa guida? Vi piacciono in generale queste guide? Fatemelo sapere nei commenti. Il vostro buon coach vi saluta e vi rimanda alla prossima guida del tutorial.